seconda edizione del premio Letteratura di Viaggio. Ospite di questa edizione è Elio di Elio e le Storie Tese. Sì, tre giorni ricchi di eventi, la seconda edizione ha detto bene. L'anno scorso abbiamo avuto come ospite Sergio Frau, giornalista di Repubblica, che ha ricevuto il primo premio, il Decanter d'Oro Letteratura di Viaggio. Quest'anno avremo una tre giorni ricca di eventi, per esattezza ben 14 eventi, presentazioni di libri, di mostre di caricature. Verrà Carlo Sterpone direttamente da Torino, che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti dal punto di vista internazionale, e quattro personaggi che al termine di ogni serata riceveranno il premio, appunto il cosiddetto Decanter d'Oro. Elio verrà a tagliare il nastro in un'intervista che gli verrà fatta da Luca Zarroli, e al termine di questa intervista gli consegneremo il Decanter d'Oro alla carriera. Mentre per il secondo giorno avremo come ospite Donatella di Pietrantonio, abruzzese, famosissima, ha ricevuto anche il premio Campiello, che verrà a presentare il suo libro L'Arminuta. E insieme a lei ci sarà anche Franco Arminio, poeta, scrittore, regista italiano, un animatore degli eventi di questo tipo. E tutti e due riceveranno appunto il Decanter d'Oro alla carriera. Mentre domenica sera chiuderà la serata ricevendo il Decanter d'Oro alla letteratura di viaggio come emergente Gianluca Pomo, che è uno scrittore, autore del best seller, di uno dei best seller più venduti nel 2017. Anche qui l'intervista sarà di intimo amore. Però mi preme assolutamente ringraziare, per aver realizzato questa iniziativa con questo format, degli amici che hanno lavorato per un anno a questo progetto: Sandro Galantini, Lino Nazionale, Gian Maria De Paolis, Luca Zarroli, Simone Gambacorta, Antimo Amore e Salvatore Folimmi. Grazie a loro questo progetto l'abbiamo potuto mettere in campo, grazie soprattutto anche alla sensibilità del nostro sindaco Franco Carletta, che ovviamente ci ha appoggiato in ogni tipo di iniziativa progettuale. E quindi su questo non posso dire che una cosa: 26, 27, 28 aprile venite a Controguerra, è un ponte, noi invitiamo la gente a venire in Abruzzo. E durante questo ponte appunto c'è la possibilità di partecipare a questo bellissimo evento, nel quale poi i vignaioli di Controguerra organizzeranno gli aperitivi con i vini del territorio, e quindi anche un motivo per assaggiare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio.